Buongiorno ragazzi, qui Tecnarca. Oggi vi mostrerò l'ottava parte del gameplay di Pokémon Rubino Omega. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati riguardo i video di questa playlist e anche per eventuali Premier Challenge e news Pokémon in generale. Ricordo inoltre di lasciare un bel mi piace sia al video che alla nostra pagina Facebook per seguirci. Nella settima parte eravamo appena arrivati a Porto Selcepoli e avevo appena salvato dentro il centro Pokémon. Dovevamo andare a consegnare la merce Devon, che ci è stata gentilmente offerta a Ferrugipoli. Adesso dobbiamo entrare in questa bellissima casetta e cercare a chi dare la merce Devon. Se questa cosa va qui e quella va là, allora questo dove va? Non è viene a capo, poverino. Lo vedo parecchio confuso. E tu chi sei? Sono Timon, il capitano Remo mi ha incaricato di progettare un traghetto. La merce Devon. Il capitano non c'è, forse è mai. Forse è andato di nuovo al museo oceanografico. Ti va di cercarlo e consegnargli direttamente la merce? Va bene. E andiamo direttamente al centro oceanografico. Vediamo com'è è cambiato rispetto a prima. L'ingresso è da questa parte. Benvenuto al museo oceanografico. L'ingresso costa 50. Che ladri. Buon divertimento. Ci sarà poco a divertirsi comunque. Hanno addirittura fermato, poverino. Qua ci sono tante reclute del team Magma, troppe per i miei gusti. C'è qualcosa di losco in azione, sicuramente. E tu chi sei? Sei tu il Capitan Remo? Sì, è lui. Devono essere i pezzi coordinati dal signor Petri e la Devon. Perfetto. Possiamo prepararci per la spedizione. Ma ovviamente arriva qualcuno che ci viene a disturbare. Quella valigetta è nostra. Come, voi chi siete? Siamo il team Magma. Il capo vuole quei pezzi, datemeli senza tante storie. Bene, dobbiamo difendere anche il nostro signor Remo. Questa merce Devon ha già creato troppi danni, sia prima nel bosco che adesso a Selcepoli. Partiamo con Telo e usiamo attacco d'ala. Che fa seri danni a Numel, grazie anche al punto colpo. Il Numel ci fa pirolancio. Ci fa fin troppi danni. Continuiamo a usare attacco d'ala. E Numel non ha più energia. La prima recluta l'abbiamo battuta. Ora vediamo di battere anche la seconda. Battuto da un bambino che è distratto. E adesso chi lo sente il capo? Largo all'apprendista recluta più promozionante del team Magma. Vabbè, se lo dite voi. Io penso che fare la stessa fine del tuo degno compare. Manda in campo Zubat. Vai Tailu. Ritiriamo immediatamente e mandiamo Beldum. Che è il counter perfetto di Zubat. Usa attacco d'ala ma è non molto efficace. Poverino. Andiamo di corsa da Zen e facciamolo esplodere. Zubat usa morso e purtroppo ci fa un po' di danno. Ma noi con corsa da Zen dovremmo mandarlo KO. E infatti non riusciamo a mandare Zubat KO. E il primo Pokémon di questa recluta è andato. Il secondo sarà Numel. A
questo è un gran bel problema. Mandiamo nuovamente Taylo, che almeno è lungo e si prende il danno neutro della squadra, oltre a Fuciena. Ma Fuciena purtroppo ha fulmindenti commosso. Andiamo con attacco d'ala. Come questo braciere. Che ci manda a sinistra. E ci fa attivare la pacca arancia. Andiamo nuovamente di attacco d'ala e mandiamo capo il nome della recluta. Taylor riceve 183 punti di esperienza e sale a livello 20. I punti esperienza vengono condivisi grazie al punto di esperienza. Charlie sale a livello 17. Belmont sale a livello 16. E siamo riusciti a sconfiggere la recluta del Team Magma. Eh sì, purtroppo hai perso anche tu. Accidenti, non avrei mai immaginato che, un semplice ragazzino potesse metterci i bastoni tra le ruote. E invece, purtroppo, è successo. Eccolo, il mitico capo del Team Magma. Pronto a cazziare tutte e due le reclute. Ma va, con questo suo fare minaccioso e si avvicina. Sono venuto di persona per capire come può essere tanto complicato rubare una valigetta. Ma vedo solo una ciurma di pappamolle che non sa nemmeno tenere testa a un ragazzino. Sei giovane, eppure un'espressione così determinata. Quasi mi sento vacillare, addirittura. Non mi stupisce che questi buoni a nulla non abbiano saputo tenerti testa. Io sono Max, il capo del Team Magma. Io e i miei uomini guideremo il genere umano verso un ulteriore stadio dell'evoluzione. Tu sei giovane, il futuro del mondo è nelle mani dei giovani come te. Quindi ascolta bene quello che sto per dirti, perché potrebbe esserti utile. La terraferma non è altro che il palcoscenico allestito affinché il genere umano possa progredire la sua evoluzione. Per far sì che gli esseri umani prosperino e raggiungano un ulteriore stadio evolutivo, è necessario espandere questo palcoscenico e farlo diventare una base abbastanza solida ed estesa da sostenere il nostro sviluppo. Per questo noi nel Team Magma vogliamo espandere la terraferma. In questo modo garantiremo la felicità e la prosperità, non solo al genere umano, ma a tutti gli esseri viventi. Forse sei troppo giovane per capire un discorso così complicato. Per oggi chiuderò un occhio, ma se ci metterai ancora i bastoni fra le ruote, non te la faremo passare liscia. Tienilo bene a mente. Se ne va così il capo del Team Magma senza neanche sfidarci. Peccato, volevo fare il culo anche a lui, ma vabbè. Dunque, come hai detto che ti chiami? Ah sì, Technarch. Una situazione davvero tesa, meno male che c'eri tu. Quasi dimenticavo di ringraziarti per avermi portato i pezzi che ho ordinato alla Devon. Ma si figuri. Non c'è tempo da perdere, dobbiamo partire al più presto alla scoperta dei fondali marini. Grazie ancora, ora devo scappare. Scappa. Possiamo uscire. Sono scomparse miracolosamente tutte le reclute del Team Magma. E andiamo immediatamente a curare nuovamente la nostra squadra di Pokémon. Buonasera, sei in un centro Pokémon, qui rimettiamo in sesto i Pokémon stanchi. Vuoi fare riposare la tua squadra? Sì. Prenderò in consegna la tua squadra per qualche secondo. Adesso la tua squadra è in perfetta forma. Torna pure quando vuoi. Va bene. Adesso, che c'è da fare? Andiamo a vedere cosa succede. Qui. Anche se non dovrebbero esserci problemi e mi sa che possiamo pure continuare la nostra avventura. Clamare l'ex impianto è strofa così tanto. È una struttura creata all'uomo ha finito per dividere una meraviglia della natura per diventare. Se ti piace l'avventura devi assolutamente andarci. Ci andremo appena possibile. Adesso mi sa che possiamo
andare e continuare la nostra avventura verso Ciclamipoli. Verso Ciclamipoli e oltre. Ma qualcuno ci blocca, bene. Hai sentito? Laggiù c'è Ortilla con la TV. Ortilla, dici davvero? Che cazzo è Ortilla? Andiamo a scoprire Ortilla. Chi è Ortilla? Salve a tutti, la vostra affezionata Ortilla e Alti, il suo caro Altaria, vi danno il benvenuto all'arena delle virtù di Porto Selcevoli. Alti, Alti. Bene, cominciamo subito. Siete pronti? Ne vedremo delle belle. Tutti che sono felici. A noi non ce ne può fregare di meno. A caccia di talenti con l'incantevole Ortilla. Ci sono tanti malati in figa, però vabbè. E ora sceglierò un fantastico allenatore che farà il suo ingresso nel mondo delle gare. Vediamo. Ora casualmente sceglierà noi. Vogliamo vedere? Ehi tu. Sì, tu con quell'espressione stupida. Ciao. Stupida, scusate. Non hai mai partecipato a una gara? No. Allora oggi esaminerò questo allenatore. Come ti chiami? Tecnarca, benvenuto. Solo a guardarti capisco che sei un allenatore in gamba, che ha addirittura conquistato delle medaglie. Eh sì, ben due. In questa arena si svolgono le gare live. In questi eventi, più che la forza dei Pokémon, vengono valorizzati altri aspetti di queste meravigliose creature. Spero che riuscirai a ricavare il meglio dei tuoi Pokémon. Ho qui per te un paio di cose molto importanti, scusate. Prima di tutto la testa regale, indispensabile per partecipare alle gare live. E poi il kit Pokémelle. Con delle semplici bacche potrai preparare delle Pokémelle e dare ai tuoi Pokémon. Ottieni la testa regale, yeah! Il kit Pokémelle. Oggi Tecnarca fa il suo ingresso nel mondo delle gare. Il primo capitolo di questa favola avventura. Di questa favolosa avventura potrebbe intitolarsi. E smettila di sculettare. La celebrità è la stella nascente, un incontro voluto dal destino. Se lo dici tu. Che ve ne pare? Fantastico, no? Eh sì. Bene, cari spettatori, qualcosa mi dice che possiamo aspettarci grandi cose da Tecnarca. E anche per oggi la vostra Ortilla a caccia ai talenti vi ha regalato nuove emozioni. Arrivederci e a presto! Bene, adesso che i cameraman se ne sono andati, possiamo andarci per i fatti nostri, forse, o forse no. E ora, se vuoi, puoi partecipare alle gare. Facci vedere cosa sai fare. Facciamo o non facciamo una gara? Fare o non fare, questo è il dilemma. Facciamo. Vediamo come si sono evolute le gare da il vecchio, dai vecchi Rubino e Zaffiro. Ecco Ortilla che si avvicina a noi. Oh Tecnarca, non dirmi che sei qui per partecipare alla gara live. Proprio contento. Mi è venuto in mente il titolo perfetto per questo capitolo e le tue avventure. Senti qua. Il grande debutto alla gara live. Wow. O qualcosa del genere. Ma prima di cominciare vieni un momento con me, ok? Aiuto, mi vuole stuprare. Dunque, visto che hai deciso di partecipare alla gara live, voglio farti un bel regalo. Non te l'aspettavi, vero? Tu sei il centesimo allenatore che ho scoperto. Oh, che bello. È un evento da celebrare. Sono certo che tu sia un allenatore che stavo cercando a tempo. Non puoi negarlo, è destino. Scusami, mi sono lasciato trasportare un po' troppo. Ecco, io vorrei che accettassi questo per celebrare il tuo debutto alla gara live. Ottieni il costume live. Wow. Mamma mia che sono bello. Si fa per dire. Ti calza proprio alla perfezione. Muoio proprio alla voglia di vederti salire sul palco per la prima volta. Sento già che sarà favoloso. Non ti staccherò gli occhi di dosso. Ti sta così bene che non trovo le parole per descriverlo. Promettimi che quando salirai sul palco indosserai questo costume live. Senz'altro. Farà il tifo per me. E fa il tifo per me allora. Da dove si esce? Oh mio Dio! Da qua.
qua si sale, ma tutto chiuso, immagino. Esatto. Benvenuto alle gare Pokémon Live, vedo che è una tessera. Lascia che ti spieghi come funziona. In queste gare, uno dei due Pokémon si esibirà su un palco per mostrare tutto il suo fascino. Nella prima fase, detta valutazione preliminare, vengono valutati la virtù del Pokémon, ad esempio la classe o la grazia. Per far aumentare il valore di questa virtù, dando delle Pokémelle al Pokémon, fine di farlo gareggiare. Nella seconda fase, detta valutazione esibizione, il tuo Pokémon avrà a disposizione 5 turni per dimostrare il proprio fascino, deve seguire le mosse. Il segreto per conquistare la platea è usare le mosse più adatte a ogni tipo di gara. Controllando le mosse di un Pokémon, scoprirai infatti che ognuna di esse è associato a una delle 5 virtù. Il Pokémon avrà maggior successo se una mossa a cui è associata la virtù corrispondente alla gara a cui sta partecipando, ovviamente. Comincerai a gareggiare a livello normale per poi affrontare sfide sempre più impegnative. È tutto chiaro? Sì. Puoi partecipare alle gare. Sì. Scegliamo il Pokémon. Andiamo info e vediamo come siamo messi per quanto riguarda. Direi che te lo può fare. Direi che possiamo fare la gara di classe con il nostro Tailo. Assolutamente d'accordo. Facciamo partecipare il nostro Tailo alla gara di classe. Se piace le regole, seleziona crea un gruppo, altrimenti seleziona uscite un gruppo. Puoi vedere che qui ho sbagliato, mi sa. E che qui possiamo soltanto farle online. Puoi partecipare a una gara? Sì. Facciamo partecipare Taylor. E vediamo se sono le gare con. Sì, esattamente. Sono le gare con il computer. Scegli il livello normale. Sarò il concorrente numero 4. E abbiamo indosso il costume live. Gara di classe, livello normale. A meglio con Taylor. Che bel palcoscenico. Zack con un manettico, un elettrico, esatto. Adesso. No, non ci siamo noi perché siamo i quarti. Pants è sicuramente un Makuta. Esatto. Proprio come pensavo. Adesso finalmente ci siamo noi, ma nessuno penso tiferà per noi. Mamma mia, che sono brutto. Infatti, purtroppo il pubblico è più caldo. Dobbiamo conquistarci i nostri fan. Valutazione esibizione, via. Che mossa vuoi usare? Usiamo attacco d'ala. Esibisce un morso, prende due cuoricini. Vuole spaventare gli avversari, ma è inutile. Scegli il giusto e peggio voce. Che fa tre cuori, attenzione. Ma Wither invece usa sberle tese. Quale fa due cuori e finalmente ci siamo noi con attacco d'ala che dovrebbe fare quattro cuori esattamente. Oh, che grazioso, ci regalano una stellina in più perché sono entusiasti. Adesso dobbiamo fare attacco rapido. Riceviamo un'altra stellina.
E siamo così a quota 4. Il Tail si avvicina all'assalto, che porta soltanto due fuori. Ma guida usa maniere forti. Ed Electric usa Scintilla. Gli fa ricevere 4 cuori. Anzi, 5. Adesso siamo noi ad esibirci per primo, mi sa. E andremo con attacco d'ala. Sì, siamo noi. E a quanto pare vedo che siamo riusciti a riempire i fan di entusiasmo. Che ci daranno qualche... ci daranno qualche cuore bonus. La classe di Taylor è incontenibile. È il momento di un'esibizione live. Facendo tutto da solo, ma devo dire che è abbastanza una cosa divertente. È una cosa abbastanza figa. Esibizione live lasciata il pubblico a bocca aperta. Grazie, grazie. Mi regalano altri 5 cuori. E vado, mi sa, in netto vantaggio. Electric usa schermo luce. Ma qui usa poca energia. Taylor usa Echeggia Voce, che dà ben tre cuori, che gli fa ricevere ben tre cuori. Tocca nuovamente a me con l'esibizione numero 4. Mancano le ultime due e continuiamo di nuovo con l'attacco rapido. Ricevo tre cuori. Esibisco per primo per il prossimo. Taily usa attacco d'ala. E lui mi sa che si beccherà 5 cuori. Guida usa per le maniere forti, scusate, e prende un misero cuoricino. Electric usa morso, cerca di spaventare gli avversari e fa spaventare la Guida. Purtroppo però adesso c'è l'ultima esibizione. Che mosso usiamo? Sarò costretto a usare attacco d'ala, anche se probabilmente l'altro Taylor prenderà il bonus dei cuori. Facciamo attacco d'ala e riceviamo 5 cuoricini. E ora l'altro Taylor userà l'assalto, che dovrebbe essere sempre di classe, come dicevo, esatto. E gli fanno prendere 5 cuori di bonus, se non sbaglio. Taylor che corre come Speedy Gonzales, che lascia il pubblico a bocca aperta, e gli vengono regalati 5 cuori. Manectric usa schermo luce. Mentre Makuhita usa sverle tese. Gli fanno conquistare 3 cuori. Adesso ci sono i risultati. Vediamo come è andata la nostra prima gara su Pokémon Rubino Omega. Olè, qualcosa mi dice che siamo arrivati primi. Facciamo una bella foto al nostro mitico Taylor.
che sei grazioso. Usciamo. Salviamo la foto, troppo graziosa. Congratulazioni, Tecnart, l'esibizione del tuo Pokémon è stata la migliore. Ora potrai partecipare alle gare di classe di livello super. Buono così. Non vediamo l'ora di vederti gareggiare anche a livello successivo. Ti aspettiamo. C'è qualcuno che ti aspetta in favorito. Andiamo da quella parte, vediamo che cosa succede. Complimenti per la splendida vittoria, Tecnart. Mi hai tenuto col fiato sospeso per tutta la gara. Il titolo di questo episodio è sicuramente... Quando la finisci di sculettare me lo dici. La mia prima strepitosa vittoria. Almeno questo è azzeccato. Continua così. Diventerei una star della gara live. Sarei felicissima se potessimo incantare il pubblico delle gare live insieme. Qualcosa mi dice che tu, Tecnarca, diventerai una stella di prima categoria. Mi aspetto grandi cose da te. Grazie, gentilissimo. Hai qualcosa da dirmi? Cosa hai in mente? Niente. Scappiamo. Ciao, scusami, ti rubo solo un minuto. Ho appena visto la gara live. Stavi così bene con quel costume che Verti mi ha dato di ispirazione. Sono forse a cucire un costume coordinato da mettere un Pokémon. Ho fatto provare il costume a Pikachu Cosplay, un Pikachu femmina che adora vestire alla moda. Dicevo, Pikachu Cosplay è un Pikachu speciale, sempre l'ultimo grido. Se avuto indossato lo stesso costume sul palco, fareste proprio un figurone. Avreste la vittoria assicurata. Pikachu... Ah, mi ha regalato un Pikachu. Che ora trovo nel box 1. Sto facendo un costume per la gara live. Se vuoi vedere gli altri costumi per Pikachu Cosplay, passa dal camerino. A presto e prenditi cura di lei. Che sei gentile. Ma vediamo. Il nostro, anzi la nostra Pikachu. Ed è la Pikachu con Meteor Pugno. Simpatico. Come mosse attacco rapido, energia sfera, tua onda e Meteor Pugno. Niente di che, se non che ha l'abilità, se non sbaglio, nascosta. Comunque, possiamo continuare la nostra avventura. Intanto vediamo che si è fatta sera, pomeriggio anzi. Vediamo in sfondo la pista ciclabile. Purtroppo però anche la puntata di oggi finisce. Spero che questa settima parte vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video e di iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati riguardo i video che posteremo. Ci sentiamo domani. Ci vediamo domani con l'ottava parte di questo gameplay di Pokémon Rubino Omega. E vedremo di andare verso Ciclamipoli. Penso passeremo all'incirca alla Wizoteca. Un abbraccio a tutto il team e a domani.